Oh, allora, benvenuti a tutti amici, la seconda puntata di Hashtag Io Sto Con Jack. Oggi abbiamo un ospite, un primo ospite di questa edizione, di questa prima edizione. È qui con noi The Real Plata, che facciamo un bellissimo applauso a tutti. Allora, a posto. Tutto a posto, allora come stai? Bene. Allora oggi insieme a lui parleremo... E leggeremo i messaggi, faremo di roba. Un sacco di cose, parleremo tanto. Troppo. Allora... Andate direttamente alla fine. Esatto. Allora, oggi è 11 gennaio, 11 febbraio, che è la seconda puntata. Quando esce? Sì. Ah, perché tipo Inception. Cioè, esatto. Per voi è l'11, ma per noi ok, vabbè, non capiamo. Le magie dell'editing. Ho fatto anche così in quella che vedrete dopo. No, perché oggi è 11, ma è un attimo stabilizzato. Allora, che cosa... intanto tra poco leggeremo i messaggi, che poi dobbiamo un attimo scorrere sul telefonino. Settimana scorsa è stata una bellissima puntata. Spero di aver fatto tantissime visualizzazioni. Andatela a guardare. Andate a vedere la prima puntata. Oggi innanzitutto volevamo far vedere una cosa, esatto. Una piccola clip di quello che è uscito a Natale. Che è uscito a Natale? Esatto. Che è uscito a Natale? Che è uscito a Natale? Che è uscito a Natale? Vediamo. Oh, allora ci vediamo a Natale. Per una bellissima sorpresa. No, ma guarda te, dobbiamo fare una cosa a Natale e dobbiamo partire adesso. Oh, vabbè, dai, te frega. Ma che, devo cantare io perché sono stonato, eh? Tu stai sempre a lamentare, oh. Eccoci qua. Bellissima clip che abbiamo visto. Soprattutto la sua preoccupazione nel cantare, nell'ultimo pezzo. Sì. Parlaci un po' di questo progetto che abbiamo fatto. Oggi sei qui, allora. Sì, allora, questo progetto che abbiamo fatto con... io con Jack Head, praticamente una canzone, un brano musicale dedicato a Giorgio Onorati, una ragazza che io non ho avuto comunque il piacere di incontrare personalmente, però diciamo sono stato contattato da Jack, che purtroppo alla scomparsa di questa ragazza appunto mi ha chiesto se volevo fare una canzone da dedicarle, e naturalmente ho accettato subito e mi sono un po' documentato comunque con il libro che ha scritto A Sinistra del Cuore, dal quale poi abbiamo ripreso il titolo del brano. E lui ha scritto tutto il testo, importante. E poi ha cantato anche lui, che se ne occupava. E niente, mi ha fatto molto piacere sviluppare questo progetto e portarlo al termine, anche perché insomma è stata una cosa carina a mio avviso. E poi, come mi diceva poco fa, il pezzo è stato anche presentato. Sì, è stato presentato a una grande assemblea di medici, almeno da quello che ho capito io, quindi è molto apprezzato anche. E arriveremo al Festival di Sanremo. No, no, vabbè, a parte quello. No, questo è vero. Cioè, sì, esatto, davvero. No, dico a parte quello poi andremo anche campionati europei. Fama mondiale. Sì, infatti ad agosto andiamo a Rio a fare una Esatto, sì, con le ballerine. Sì. E allora, vabbè, te poi dopo sei ingelosisce la fidanzata tu. Quindi... Meglio di no. Allora, no, stiamo scherzando. Scherzi tutto... a parte. E, insomma, a me ha fatto molto piacere portare avanti questo anche a me, progetto. Anche a me, abbiamo lavorato un giorno iellato. Che era il 17, proprio male. Era proprio il 17, era il 17, ecco. Però era giovedì, abbiamo lavorato giovedì 17 e poi è uscita il 23 dicembre, 21 dicembre. Siamo preparati. Beh, comunque, nonostante tutte le avversità ce l'abbiamo fatta. Sì. Allora, vogliamo sentire un pezzetto di questa canzone? Piccolo, e poi, poi mettiamo il link qua sotto. Esatto, qui sotto. Non là, qua. Ok. Sentiamo e vediamo. Vai.
E mentre tutti si mettevano le maschere e uscivano nell'oscurità, è venuta alla luce una bambina così ansiosa di vivere che ogni suo respiro era più grande della normalità. E anche se il suo corpo non ce la fa, lei va avanti per la sua strada. Cresce forte e coraggiosa, nonostante qualsiasi cosa accada. Rinchiusa in quattro mura di un ospedale che diventa una seconda casa, impara ad apprezzare tutto ciò che la vita le regala, a convivere con la sua malattia, farne il suo punto di forza, perché quella che per te è normalità è un'anomalia che ti prende e ti trascina via e ti scambia la realtà con la fantasia. Da sempre appassionata di fotografia, i colori della vita sono gli stessi delle promesse, perciò sono convinto che farebbe foto anche dal cielo se potesse. To the left of the heart, to the left of the heart, to the left of the heart, to the left of the heart. Ho sentito questo piccolo stralcio della canzone, Io. Ah, visto oggi abbiamo tutti e due il cappello. Il mio è un po' più bello del suo. Sì, esatto, il mio è vecchio, quindi. No, io intanto volevo ricordare i nuovi progetti, no? I nuovi progetti che farò. Faremo anche un progetto insieme che a lui ancora non sa niente. Esatto, quindi... io non so che progetto niente, però va bene. Okay. Quindi, divertimento, perché sarà un film, quindi poi spiegherò e poi vedrete anche voi. Qualcuno che sta su Instagram avrà visto già qualcosa. Ok, mi guardi così come... è vero, niente, tutte chiacchiere. No, vabbè, a parte quello, io non vedo l'ora che esce Svalvolati in autunno, forse già l'ho detto, però ridico, a ottobre, perché guardatelo, che sono due episodi divertenti. Dopo il grande successo di quello estivo, questo è proprio un film intero. Ma non solo lui è un uomo impegnato, esatto. Anche io sono un uomo impegnato, ho qualche progetto da portare avanti, mo... Tipo? Insomma, stanno... Stanno... C'è la maturità, quindi... Però... Cioè, penso di portare un altro EP, come ho già fatto con questo precedente, dell'anno scorso. Che cos'è il 3P? Un EP. Un EP sarebbe... Spieghiamo a gente. Spieghiamo, un EP è un CD, è come un CD. L'unica differenza sta nella quantità di brani, quindi un EP può avere una durata massima di 30 minuti più o meno. Quindi ci sono meno CD, brani, tipo un CD con meno brani, ok, esatto. Ok, quindi in tutti i negozi. No, vabbè, se poi qualcuno vuole o richiede, ma quando pensi che... Guarda, di questo qui ho... Questo qui è uscito nell'anno scorso, nel 2015, si chiama Aga. Ho fatto anche le copie fisiche, che tra l'altro sono andate anche molto bene, sono riuscito a ripagarmi le spese di produzione, tra virgolette, sì, sono un sacco soddisfatto infatti. E penso di fare una cosa più o meno simile. E ma aspetta, togliere una curiosità. Sì. Allora, io ho visto su CD che ci stanno i punti A, punto, K, 1. Che vuol dire? Aga, a.k.a. è un acronimo che vuol dire also no has, anche conosciuto come. Ok. Vabbè, c'è tutto il discorso filosofico della doppia personalità dietro. Ok, oltre a un nuovo CD, altre cose, no? Ho in mente anche di fare alcuni corti. Ne ho realizzato uno in, diciamo, tra virgolette... collaborazione con la scuola, ovvero per un progetto bello, sì, sul voto delle donne, no, il voto alle donne, alle donne. Il voto alle donne, e ho in mente di fare altre cosine così, per importante, passatempo. Sì. È bello, come faccio io ogni tanto, metto qualche però video. Naturalmente i miei sono molto esatto, più belli, quindi passate certo. Qua sotto dove passate, c'è il link del no, mio canale, non ci passate, via. No, scherzo, poi metteremo tutto qua, tutto là. Ok, tra pochissimo leggeremo i messaggi, tra pochissimo qualcuno che ci ha scritto in tanti, che io sto con Jack in tanti, tipo 10.000 persone, esatto. Posso... no, non è vero, no, per me è peggio di... Vabbè, qualcuno poi dopo leggeremo, e intanto qualcuno mi fa leggere pure a me, certo, tu devi leggere. Intanto, niente, non possiamo vedere nessun altro video, quindi dobbiamo parlare. Oppure possiamo mettere un video così a casa adesso.
Via. Ma quella che è una mignotta. Ando. No. Vabbè, dopo questo intermezzo culturale. Molto culturale. E niente, così parla, sembra che parlo sempre io, no? E vabbè, te sei l'ospite, io ho parlato tutta la scorsa puntata, tutto quanto. Non è che così poi vanno avanti. No, tranquillo. Non mandate avanti, continuate. No, vabbè, scherzi a parte. Un discorso. Vabbè, così. Ciao, ciò che succede a ogni youtuber, a ogni persona. Vogliamo un po' introdurre, no, siccome è un tema bello fresco, mm-hmm. che ho saporato quanti. Lui ha 5 minuti fa mentre veniva a casa sua. No, qual è il punto? È che quando tu fai una cosa, giustamente, la maggior parte delle persone sono invidiose, no? Esatto. Perché non sono capaci a farlo. Non sono capaci, sì. Allora, che succede? Dal momento che sono invidiose, ti vengono a insultare. Ti vengono proprio a insultare. Sì, capito? Tu non sei capace, queste cose qui. A me, io sinceramente mi ci diverto anche un po', no? Perché capisci il basso livello delle persone, no? Sì. Tante volte, cioè voglio dire, a te se non ti piace una cosa... E non me vedi. Ma non vai a commentare. E non commentare. Ma che poi è bello, sai qual è? Che queste persone poi alla fine ti seguono sempre, capito? Ah, ecco. Sono quelle che ti danno più views. Allora, cioè io quindi le amo in un certo senso perché grazie a loro, tu cresci. Infatti io le ringrazio, pace e amore. Infatti. Sono troppo fatto. Vanno bene le critiche, però poi... Costruttive, certo. Però così, poi campate per aria. Qualche sfizio uno trova pure da fare. Quindi ragazzi, se non vi piace, chiudete il video, basta. No, che okay, chiudete il video. Ma no, poi dall'altro, questa persona di cui non faccio neanche nomi, sennò sì. sei da importanza, no? Sì, sì, ti ha preso in giro pure a te, non conoscendoti. Ah, ecco. Tra l'altro sono arrabbiato, hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Fatto bene. Quindi non prendete in giro. Senza neanche conoscere le persone. Esatto. Quindi fate l'amore, non fate, la guerra. Vabbè, a parte questa piccola parentesi morale. Ci vogliamo tutti bene, le critiche vanno bene, però se proprio devi, cioè se proprio la persona ma se si fa una parolaccia poi ci metti il bip. No, va bene, va così, perché tanto vai, noi siamo liberi. Dai, ci metti il bip. E non so come mettere. Te lo scarichi. Ok, mettiamo il beep a questo. Mettiamo il beep, regà, non rompete il cazzo. Ok. Ebbene, ora è arrivato il momento. Eccolo. È arrivato il momento di leggere i messaggi. Cioè, i messaggi. Ciò. Anzi, ha detto che li leggevo io. Esatto. Vabbè, questa è la mafia. Ma già ha preso questo il telefono, lui mi ha escluso. Perché lo deve leggere? Io sto passando il telefono. Perché sono tanti, capito? Allora, innanzitutto, questi tre. Ok. Allora, perché ha detto li salutiamo in diretta, chi scrive in diretta questo? Proprio. In diretta, cioè oggi seconda puntata vi salutiamo a tutti coloro che hanno scritto hashtag io sto con Jack, non vorrei fillare i nomi. Allora, la prima persona sì. che ci chiede di salutarla è Carravetta Tommasina. Ok. Detto bene? Sì. Ok, grande. È la prof. Alla prof. Grande prof. E la seconda, Mary Giordano, sì. hashtag io sto con Jack, e la terza, la nostra amica, Giada Cesarò. Esatto. E poi anche io, c'è un altro amico, questo lo dico io, che è Patrizio Ricciardi, che ha scritto, che pure lui ha scritto, diciamo, questo qua, adesso non mi ricordo dove sta, però... Ma me l'aveva scritto sotto qui su Facebook. Sullo scambentario. Non è vero. Cioè, se gira il telefono non c'è niente. No, no, eccolo. Aspetta, dov'è? Eccolo, vedi? Questo. Ah. Ecco. Facciamo vedere a tutti. Non ne vedete, però. Dai. Ciao Patrizio, grande amico. Grande. Andiamo su Instagram. Su Instagram, perché anche là... Sono sbizzarrito. Pensavate che fosse finito, ma durano più i saluti che il video stesso. Vabbè, questa seconda puntata è importante, no? È il clou della miniserie. Certo. Ecco, allora, salutiamo... Questo lo dici. Salutiamo Blues Wish. Blues Wish, ciao. Scritto Blues Wish. E salutiamo pure quello sotto. Ah, pure quello sotto? Kitchen Trouble. Ciao, Kitchen Trouble. Bella Kitchen Trouble. Ma conosci questa gente? No. Ah no, però ci supportano quindi. Sì, infatti. Beh. Carino, Richard. Sì, sì.
Vabbè, dopo questa cultura. E andate a vedere su Instagram questa bellissima cultura. Ah, salutiamo anche Vin Diesel. Vin Diesel, grazie. Che ci segue sempre. E diciamo che ci ha sponsorizzato naturalmente, esatto, per citarlo nel nostro video, ci ha pagato. Anche Brad Pitt. Brad Pitt, sì, quello è proprio il maggior vantaggio. Amico. Di questa serie. Esatto, esatto. Ci ha supportato in tutta la serie. Allora, io non so che altro dire. Io ti ringrazio per essere venuto qua. Abbiamo parlato, abbiamo salutato la gente, abbiamo visto qualche clip. Fondamentale, un sacco di roba abbiamo fatto, tutto in che sarà un'ora, una o due ore, quattro ore, poi con la magia dell'editing. Ci vediamo giovedì prossimo, ultima puntata, però lui non c'è, mi dispiace. C'è un'altra persona, rivedetevi questa. Sì, rivedetevi questa. Quella dopo no, raga. No, ma vedete pure quella prima. Quella prima sì, quella dopo no. C'è un grandissimo amico alla prossima puntata. Sono uguale a lui. Quindi, la grande proprio. Uguale nel senso dei grandi che fanno video e facciamo cose su YouTube. Su YouTube. Se sa mai la gente che può pensare. Che pensa. Allora, ringraziamo Derica Plata. Grazie di essere stato qui. Di aver detto questa importante sponsor di aver detto questo importante messaggio anche per tutti coloro, no, che fanno questi commenti. E una domanda che farò anche alla prossima puntata un altro mio amico, una parola che descrive tutto ciò che abbiamo fatto insieme. Fantastico, raga. Fantastico. E ho detto tutto. Mentre lo dico dovessi mettere la scritta sopra la pressione tipo arcobaleno. Fantastico. Fantastico. No, a parte prossimo. Gli scherzi, raga, Jack è un grande, ha sempre queste idee molto originali. Vabbè, però io mi dilungo, fammi avere il mio spazio. No, a parte gli scherzi, quindi è un piacere lavorare con lui, davvero. Io ti ringrazio di essere stato qua. Vedi che. Tanto poi mi paga, quindi. Certo, dopo facciamo a botte per i soldi. Vabbè, giovedì prossimo, ultima puntata, anche tu di giovedì prossimo. Con forse ci sarà anche una nuova edizione, perché queste erano solo tre puntate. Tipo per tastare il terreno. Sì, poi ci sarà la serie quella tosta, bella. Beh, ecco, vedi, poi la gente ti chiama mentre stai a fare la diretta, no? È un uomo ricercato. A giovedì prossimo, ultima puntata, hashtag io sto con Gian. Ciao, bella.